Allora, ciao a tutti ragazzi, oggi sono qui con la troncatrice, quella per tagli obliqui della Parkside, quella prettamente diciamo per il legno, anche se può tagliare anche dell'alluminio non molto spesso, lo scatolato, la plastica, ecco, e con le lame adeguate. No, sono qui perché ho acquistato questa troncatrice per tagliare, perché ero stufo ogni volta anche per tagliare una piccola asse di legno, mettermi lì con i vari fermi, i blocchi e prendere giù il seghetto a pendolo. Con questa si fa prima, si inserisce il paletto, la lastra di legno da tagliare, in 30 secondi viene effettuato il taglio. Ma sono qui perché questo video, ormai ci saranno 10.000 recensioni di questo prodotto, perché ormai è uscito da diversi anni, ed è un prodotto, tra l'altro mi sono informato perché ho chiamato proprio l'assistenza, volevo sapere, è lo stesso, viene prodotto dalla Sheppack ed è lo stesso prodotto anche che viene prodotto col marchio Einel. Quindi Parkside, Einel e Sheppack è la stessa medesima troncatrice, non cambia assolutamente nulla, e cambia il colore ovviamente, i loghi e tutto quanto, ma infatti ho chiamato l'assistenza e l'assistenza Parkside mi hanno passato la Sheppack per richiedere questo pomellino. Ne avevo già fatto un video per parlarne, che mi mancava dalla scatola. Ma e quindi dicevo, non sono qua per farvi una recensione su questa troncatrice, perché ce ne sono già in giro parecchie, ed è una troncatrice anche ben fatta, veramente fatta e potente. Tra l'altro io mi sono confrontato anche con altri admin di altri gruppi Parkside e anche loro hanno detto: cavolo, ste è veramente bella, è veramente potente, quando l'accendi lo senti sotto la lama che spinge, che va. E no, io sono qua, non sono un falegname, ve lo dico subito, però io vi ho fatto questo video solo perché voglio spiegarvi come ho fatto. È già arrivata, che era precisa nei tagli, però io essendo pignolo, mia moglie mi chiama Furio come quello di Carlo Verdone, ho voluto controllarla al millimetro e regolare bene bene persino il laser. Guardate qui il laser come è preciso, che è tutto in squadra, guardate come arriva. Purtroppo non si vede molto, però vi assicuro che il laser è preciso, ed è preciso anche con la lama, perché l'ho messo proprio in squadra, sia il laser sia la lama tagliano perfettamente a 90 gradi. E ora vi spiego come fare anche per settare la lama, che taglia perfettamente a 90 gradi, e il laser che poi segue la lama. Di che cosa abbiamo bisogno? Vado veloce perché non voglio fare un video lunghissimo. Avete bisogno di una chiave a brugola da 6 e di un cacciavite. Solo questi due attrezzi vi permetteranno di fare le regolazioni per questa troncatrice, e ovviamente una squadra, o comunque se avete un qualcosa che è sicuramente è a 90 gradi, dovete usarlo come riferimento. Allora, che cosa bisogna fare? È facilissimo, la lama non va proprio toccata, perché la lama non ha regolazioni. Ma voi dovete agire su che cosa? Sulla battuta. La battuta è questa qua, e la battuta dove si va a regolare? Con queste due viti, che come poi potete vedere lì c'è un piccolo arco, quell'arco lì, e queste due viti più da quest'altro lato ce ne sono altre due, vedete? Si regola di qua la battuta, in questa, in parallelo con a 90 gradi con la lama, andiamo a trovare i 90 gradi perfetti per avere la nostra sega circolare perfettamente allineata in battuta. Quindi voi dovete fare altro che andare qui, svitare queste due viti, dopodiché con una squadra, ovviamente, ora io vi faccio vedere, in teoria dovete tirare giù la lama e mettere, attaccare, ora aspettate perché sono con una sola mano, non riesco a fare tutto, però dovete praticamente mettere la lama in squadro, ecco qua, per dire, no? Ora non è attaccata bene, però dovete attaccare la lama e dovete mettere la battuta, la squadra in battuta. Quando la lama e la squadra in battuta sono perfettamente a 90 gradi, voi andate a stringere, perché questo qua, una volta che voi le mollate, queste due viti qua, voi potete andare a regolare i gradi dell'angolo della battuta. Quindi potete spostarlo un pochino più in qua, un pochino più in là, in modo da ottenere i 90 gradi perfetti. Questo sia da questo lato e sia da quest'altro lato. Stessa identica cosa, ragazzi. Svitate queste due viti con la chiave a brugola.
e anche qui avete un leggero gioco di diversi, diversi millimetri sia da un lato che dall'altro, che vi permettano di metterla in asse con la lama della troncatrice. E poi, una volta che la lama inquadra perfettamente, che cosa dobbiamo fare? Bisogna regolare il laser. Vedete il laser? Che io l'ho regolato perfetto, ho seguito poi la linea mettendo sempre a battuta, che so che ormai la battuta è in linea con la lama. E bisogna regolare il laser. Come si regola il laser? Il laser è semplicissimo, anch'io ho provato a cercare in giro come si fa, come non si fa. Alla fine ho scoperto che bisogna soltanto andare a svitare queste due viti che vedete qui. Queste due viti, una volta svitate, viene via questo coperchio e vi trovate il laser con una vite di registro di qua e due viti da questo lato. Voi allentate leggermente le due viti di qua e con questa vite vedrete che il laser si comincerà a spostare sinistra destra, e ovviamente poi dovete tirare giù la lama e farlo coincidere perfettamente come ho fatto io. Vedete? Non so se si riesce a vedere, è un po' complicato perché sto facendo il video con una sola mano, però vi assicuro che la lama alla fine va direttamente a perpendicolare al laser. Quindi cosa dovete fare? Come vi ho detto, qua dietro io purtroppo ora non l'ho smontato perché l'ho appena chiuso, l'ho regolato e non lo voglio più toccare. Tirate via queste viti. Qua ci sono due viti che sono quelle di registro che bloccano il laser. Le allentate leggermente. Da quest'altra parte c'è un vitone che girate sinistra o girate destra e vi muovono il laser in questo modo qua. Poi ve la giocate voi, fate un po' come dovete fare e lo mettete poi perpendicolare. Vi fate aiutare sempre da una riga, la mettete in riga con la lama, ok? Vedete come la lama segue quella riga? Vedete? E quindi il laser a loro volta dovrà seguire anche il laser quella riga, perché segue la lama. E una volta che avete poi regolato, stringete di nuovo le due viti qua, non toccate più la vite di qui, chiudete il laser e voi avete la vostra troncatrice perfettamente regolata per taglia a 90 gradi. Per quelli obliqui non mi ci metto perché tanto io non penso che ne farò tanti, però vi assicuro che come con questi suggerimenti che vi ho dato, la vostra troncatrice taglierà in modo perfetto. Ho già fatto diversi tagli, diverse assi sono venute perfettamente pulite. Ragazzi, non mi dilungo ancora di più perché a me i video lunghi non mi piacciono, e niente, dite cosa ne pensate. Se non riuscite, scrivete sotto al video i commenti qualcosa e parliamone. Ciao a tutti ragazzi.